diverse persone, fra cui Salvatore e Antonella, ci hanno raccontato di un episodio che sarebbe avvenuto, di cui lei è stato protagonista, al cimitero di San Casciano, sembra nell'86. Se è vero questo fatto, lo vuole raccontare alla corte? Sì, è vero. Hanno raccontato il giusto. Ci vuole raccontare cosa avvenne? Lo racconti. Nei dettagli, signor Riandelli. Lei è già stato così dettagliato col PM, vediamo se riesce a rispiegarlo lei senza domande. Sì, mi trovavo in auto in una piazzola antistante il cimitero di San Casciano, e succede che nel buio, nel silenzio, io sento un urto, mi trovavo con questa ragazza, sento un urto di canna, di ferro, urtare un finestrino, il deflettore dell'auto, e al che mi attira l'attenzione. Un urto metallico? Sì, un urto proprio metallico di ferro, al che mi attirò l'attenzione, e vidi, ho riconosciuto una pistola impugnata, la canna, più che altro la canna di una pistola impugnata, e ho visto, avevo questa persona appoggiata al vetro, ho visto che praticamente abbracciava l'auto e al che io ho provato a urtare con le mani per vedere se ne andava, e lui non è rimasto ancora lì per un lasso di tempo, intorno ai 30-40 secondi, abbracciando la macchina, fino a che io non sono riuscito a mettere in moto l'auto e cercare scappare. È riuscito a scappare? Sì. Come ha fatto? Come questa operazione? È stato facile o? Beh, è stato facile. Ho girato la chiave, e ancora non ero seduto sul posto di guida, e la macchina si è mossa, ha fatto due o tre metri girando la chiave, non è entrata in moto subito. Poi dopo due o tre metri, nonostante lui fosse ancora sui vetri anteriori, lui aveva la faccia dalla parte del finestrino, del vetro, non del finestrino guida, e si è avviato il motore, al che poi io sono nello spavento, ho dato accelerazione, l'auto è partita, e non avendo appoggio dei sedili sono caduto indietro, la macchina è andata sotto sterzo, e ho fatto due giri praticamente, un giro e mezzo del piazzale, ecco. C'era una piazzola molto larga. E questa persona che era sul vetro è caduta, ha lasciato la presa, la macchina si è fermata, non so. No, lui è rimasto agguantato all'auto per diversi metri, minimo 4-5 metri. Poi fino a che non l'auto è andata in questa direzione e lui probabilmente si è staccato. Poi ho perso di vista perché era buio. Quando si è staccato o prima l'ha visto anche in faccia? O no? Ho avuto la faccia qui a pochissima distanza, però non lo so, non l'ho visto. Ecco, il volto era vicino,
Il volto era... Sul vetro, praticamente. Era applicato sul vetro. Come schiacciato. Come schiacciato. Era proprio schiacciato perché il vetro era un po' appannato e quindi solo la sua... diciamo... La faccia ha sbrinato quella parte lì del vetro. Senta una cosa, il vetro, quindi... Scusi un attimo. Prego. Il vetro è quello, il finestrino lato guida? No, davanti. O del parabrezza? Sì, sì, il vetro proprio. Non il finestrino, il vetro. Parabrezza davanti. Esattamente, sì. Quando questa persona ha lasciato la presa, lei ha avuto modo di vederne almeno la fisionomia? No, la fisionomia corporea del fisico no. Mi ricordo che ho visto che impugnava questa pistola sicuramente, e l'altro braccio era fasciato di qualcosa di bianco, aveva qualcosa di bianco insomma attorno a questo braccio. Lei ha cercato nei giorni successivi di capire chi poteva essere perché l'ha cercato, o se c'è stato qualcosa del genere è stato casuale? Né l'uno e nell'altro. Allora ci spieghi com'è stato, se lei, come sembra, ha raccontato ad altre persone di avere in qualche modo cercato di capire chi poteva essere. Non ho capito la domanda, scusi. Allora, proviamo in un altro modo. Lei il giorno dopo o nei giorni successivi ha visto una persona che assomigliava a quello di quella notte? No. Qualcuno con il... No, perché non l'ho riconosciuto proprio. Poteva essere una persona qualsiasi. Certo. Qualcuno con il braccio fasciato bianco? Se ho guardato, se individuavo qualcuno con il braccio fasciato. Sì, ho guardato così casualmente, ma... E chi ha trovato, se l'ha trovato ma qualcuno? Non l'ho trovato. Non c'era nessuno con il braccio bianco? No. Forse lei ha detto qualcosa di diverso? Non lo ricorda? Lo ricorda? Vuole... No. Ricorda che disse qualcosa di diverso? No. Precedentemente. Proviamo a leggerlo. Sì. Le contesto che gli si dice: mi si chiede se abbia successivamente all'episodio rivisto una persona con un braccio ingessato o fasciato e se abbia quindi potuto ricollegare tale circostanza all'uomo di cui ho parlato. Questo non è avvenuto. Mi si fa presente che Luigi il pasticcere ha dichiarato che io, nel raccontargli l'episodio, gli riferì anche che il giorno dopo vidi il Pacciani con il braccio ingessato e che quindi maturai la convinzione che era stato proprio il Pacciani quello che avevo visto quando ero in macchina. Ricorda che le è stato contestato questo? Prosegua, scusi. Sì, sì, intanto questo le è stato contestato. No, questo lo diceva quell'altro. Mi lasci finire per cortesia. Ricorda che le è stato contestato questo? Ricordo, ma che io ho detto che non che l'avevo lei visto. Lei ha detto di non ha detto questo a questo Luigi pasticcere che si chiama Caioli. Sì, non l'ho detto. Lei non ha detto questo? Non l'ho detto questo, che ho trovato Caioli e abbiamo parlato in merito a questa circostanza, sì, non di questa, di questo particolare. Quindi mi è già stato... Caioli se l'ha inventato? Penso, non lo so, probabilmente. Bene. Domandatela a lui. No? Certo, l'abbiamo già chiesto. Lui ha detto il contrario, che lei gliel'ha detto. Chiedo un confronto, Presidente, sul punto. Seconda domanda. Lei ha detto alla sua ragazza dell'epoca, Salvatore Antonella, che successivamente aveva riconosciuto in quella persona col braccio bianco il Pacciani? Non mi sembra. La signora ci ha detto il contrario, chiedo il confronto anche su questo. Presidente, non ho altre domande. Prima il Caioli e poi... Signori avvocati, parte civile, cerchiamo di fare le domande in un'unica soluzione senza ritornarci poi. La prima domanda è questa. Vorrei una spiegazione sul luogo dove lei stava facendo l'amore con la sua compagna. Cioè,
se ce lo può spiegare, è lontano, vicino alla strada principale, e ci possono essere anche altre macchine vicino alla vostra, beh, delucidazione di questo genere. Io non l'ho visto, non so dov'è. Ma era in prossimità della strada, non so se è comunale o provinciale, che porta da San Casciano all'ospedaletto, Sant'Andrea in Percussina. In merito alle auto non è che non l'ho vista, non ci ho fatto proprio caso. No. È a 20-30 metri dalla strada, è più lontana, 500, un chilometro. No, saranno in linea d'aria vicinissimo, 20 metri. Si può vedere la macchina dove lei stava dalla strada principale? Penso di sì. Lei pensa di sì? Cioè era possibile vederla dalla strada principale? Scorgerla senz'altro. La ringrazio. E nella piazzola dove lei stava, c'era posto anche per altre macchine eventualmente di coppiette? O era soltanto posto per una? No, è un parcheggio enorme. Quindi quante ne possono venire a fare l'amore? Parecchie macchine, in teoria. Distanti anche senza fare l'amore. Chiaramente, 30-50 metri è possibilissimo. Ma ce ne sarà tranquillamente un parcheggio enorme, insomma. La ringrazio. Un'altra domanda, una delucidazione anche questa. Lei ha detto che ha visto arrivare questa persona con una pistola in mano, esatto? No, non l'ho vista arrivare. L'ha vista a un certo punto la pistola, però? Sì. Ora, se ho capito bene, lei ha detto, ho anche cercato di scacciarlo con le mani. Sì. Lei non ha avuto paura della pistola? Prima di scappare... No, ho avuto tanta paura. No. E lei ha avuto tanta paura, però ha cercato di scacciarlo con le mani. Sì, ma non la pistola, lui... Ha guardato la pistola, non ce l'aveva lui, quindi cosa la scacciava? No, è quello che non ho capito. Cioè, lui vede una persona arrivare con la pistola, lì, non arrivare, vede la pistola al finestrino, e se ho ben capito, dice, io cercai di mandarlo via con le mani. È con vero? Ho tirato dei pugni nel vetro, ma è stato l'impulso della paura, probabilmente. Ho capito. Non avendo un'altra pistola, Certamente lei non aveva una pistola, pensavo che prima l'istinto fosse di scappare, invece lei ha cercato con dei pugni sul finestrino di allontanare questa pistola, ho capito bene? Sì. La ringrazio, nessun'altra domanda. Avvocato Pellegrini. La persona che impugnava la pistola e che le procurò tutta questa paura, di che colore aveva i capelli? Poteva, senz'altro chiari, anche la carnagione. Che vuol dire? Vuol dire che non era sicuramente una persona con carnagione olivatra o con capelli scuri. No. Lei durante un interrogatorio ha detto che aveva i capelli bianchi. Sì. Lo conferma? No, non biondi, bianchi. Poteva averli come lei consideri che ero nel buio, quindi poteva... Certo, tanto nell'84 non li avevo bianchi, quindi grigi, non c'è problema. Io l'ho sempre avuto i bianchi. Siamo nell'86. Ecco, appunto, a questo proposito, Brizzolato. Il signor Iandelli ci vorrebbe precisare meglio il periodo. Lei con che macchina era quella volta? Che tipo di macchina? Avevo un Passat bianco familiare. Quando l'ha venduto? Guardi, questo io non me lo ricordo, però alla stazione dei Carabinieri gli ho notificato tutto, targa e il periodo, perché non mi ricordo nemmeno il periodo, sinceramente. Lei ha dichiarato di averlo venduto nell'85. Io non ho dichiarato, io ho detto ai Carabinieri, no, che in tal periodo ho fatto il passaggio della Voltura, senz'altro ora il periodo non lo ricordo sicuramente, massima sì, ma sì, 85, 84, 86. Le contesto che lei ha in precedenti deposizioni dichiarato, collocato questo episodio nell'84, non nell'86. Ricordando di aver venduto l'auto nell'85 e quindi di non averla potuto... Questo io anche in sede di... quando fui chiamato alla stazione dei Carabinieri San Casciano,
Mi fu chiesta questa domanda e io notificai il giorno dopo l'atto di vendita, non ricordandomelo nel momento. In quella stessa occasione, cioè ai carabinieri di San Casciano, lei ha detto di aver riconosciuto o creduto di riconoscere il guardone, perché certamente di un guardone si trattava, in una o l'altra persona di cui ha fatto i cognomi. Quali sono i cognomi che lei fece in quell'occasione? No, guardi, io non l'ho fatti i cognomi, sono stati fatti dal maresciallo Minolisi, che mi disse potrebbero essere questi due. Io ho insistito a dire, ho chiesto che mettesse a verbale, che per me potevano essere benissimo loro, però non l'ho riconosciuti. Allora nell'uno e nell'altro. Le leggo quello che lei ha dichiarato. Quello che ha firmato. Quello che ha firmato e quindi firmato. Quello che ha dichiarato. Qui risulta dichiarato da lei, non introdotto da domanda del maresciallo. Dopo essermi allontanato, quindi al sicuro, ricordo di aver fatto mente locale a quello che mi era capitato e posso affermare che la considerazione che feci era quella che il guardone con la pistola si poteva, a mio avviso, ma non posso giurarlo, essere o il Pucci o il Paciani. Questi due nomi furono suggeriti dal maresciallo Minoliti, ma come poteva essere Pucci, Paciani, poteva essere chiunque volesse, io non l'ho mai riconosciuto, poteva essere il miglior amico, un familiare, qualsiasi persona. E successivamente all'episodio, incontrando qualcuno per la strada, lei gli è venuto, si è raffigurato che poteva essere la persona che quella la sera prima o qualche sera prima le aveva causato tanta paura? Incontrandolo nel suo paese o in zone limitrofe? No. Io penso che questo equivoco sia nato dalle discussioni. Prego, prego. Sia nato da come nel caso del Caioli, dalle discussioni che viene fatto in merito a questa storia del mostro, aver preso una posizione di parte, ma non mai dire di aver visto, sì, conosciuto il Pacciani, ma mai visto in tal posto. Grazie. Allora aspetti. Avvocato Colao. Prego, lei ebbe modo di apprezzare la corporatura del soggetto che si presentò sui finestrini col viso schiacciato al finestrino di guida? No, sicuramente era... no... Ecco. La mano era molto robusta, però ecco. La mano era robusta. Sì, sì, perché fasciava abbastanza. I capelli erano bianchi, lo ha già detto. Ma io le contesto che nel verbale lei disse: ricordo che la persona era di corporatura robusta. Può ricordare meglio, sa, ci rendiamo conto che ora possa essere uno stato di apprensione e che lì naturalmente la paura ne doveva aver tanta. Molto, quindi sì. Deve scusare se magari anche insistiamo, però questo è per la verità, il processo ha questo scopo. E se lei ci pensa un attimino, ha detto che la mano era già robusta e la persona... In virtù di questa mano che era molto, abbastanza grossa, senz'altro, insomma, no? I diti erano piuttosto... massicci. Ecco, quale mano? Quella che impugnava la pistola o quella fasciata? Quella, la destra. La destra? La destra, la mano che impugnava la pistola. La mano che impugnava la pistola. E lei ha detto si ricorda la canna? Ho distinto che era una canna di pistola, senz'altro. Sì, ma... Se ci pensa un attimino, può essere di forma lunga la canna? Non suggerisca le domande. Lei domandi che canna è. Che forma era? Lunga lunga non era. È una domanda. Lunga lunga. Usciva tanto dalla mano, guardi. Così. Una...
buoni, 8-10 centimetri, 8 centimetri. La ritiene lunga così? Occorre. No, non la come canna. Una canna media, credo, via, non lo so se... Senta, tanto così, guardi. Dalla mano. Non riesco a vedere perché c'è il coso. D'accordo. D'accordo, le due dita. Poco meno. Grazie. Senta, un'ultima cosa. Lei si era recato altre volte sulla piazzola? Sì, qualche altra volta sì. E diciamo, non gli erano mai accaduti episodi del genere? Nella piazzola no. Quindi, cioè, lei riteneva che la piazzola fosse sicura o no? Come dice l'avvocato, giustamente. No, più che altro reputavo che non per essendo... poter stare lì in atteggiamento amoroso. Ma più che altro reputavo che non essendo, cioè, essendo un grande piazzale, non essendo frequentato, poteva essere un posto tranquillo. Ecco, scusi, si era appartato accanto a una siepe? No, proprio nel centro, quasi. Ma... nel centro. E c'erano siepi intorno? No. E altre macchine? Perimetralmente c'era una siepe, però eravamo distanti da questa siepe. Eravamo quasi nel centro. Ecco, se lei fosse stato ulteriormente aggredito, sarebbe stato sentito, sarebbero state sentite le sue grida di aiuto? Da chi? Da altre persone? Non so, da altre persone? No, perché non c'è abitazioni troppo vicine. Al carburatore? Scusi, carburatore della il soggetto che le si presentò avanti, le dette di... voi eravate in atteggiamento amoroso avanzato? No. O vi ricomponevate perché l'azione amorosa era finita? Scusi, sa, sono domande e mi rendo conto, sono un po' scabrose, però eravate, diciamo, in atteggiamento di chi si ricompone? Diciamo di sì. Capisco. Quindi lei era già abbastanza vigile? No. No, io sono stato attirato da questo tubo metallico che urtava questo vetro, non ero vigile, non ero... Questa persona che comparve, le dette l'impressione di essere in stato di eccitazione? No. Quantomeno questa persona era eccitato? Non... Lei pensi che era difficile distinguerlo, quello che faceva e quello che non faceva? Mi dette l'impressione che lui era lì non da un secondo, ecco, da qualche minuto, perché il vetro era sbrinato, probabilmente dal suo respiro. E il fatto che non si mosse subito? No, io mi... chi? A che cosa lo ricollega? Il fatto che questa persona, dopo che lei col pugno, naturalmente, non avendo altro, si oppose, e che questo rimase ancora lì, a che cosa lo ricollega? Beh, posso presumere che lui poteva pensare che io, partendo con l'auto, potessi rincorrerlo, ecco. Penso che sia stato questo il motivo. Presumo. Grazie, non ho altre domande. Sì. Avvocato Capanni. Signor Riandelli, lei è in grado di distinguere una pistola automatica da una a tamburo? Sì. Era una pistola automatica o a tamburo? Era... ripeto, si scorgeva solo la canna. Una pistola a tamburo da una automatica la distingo, ma quella no, perché era coperta, vedevo solo la canna. Bene, grazie. Avvocato Santoni.
Proprio su questa canna è la mia domanda. Lei prima ha fatto con le mani, ha indicato la lunghezza della stessa. Ci può sempre dire nello stesso modo quanto era grande questa canna? Più o meno, se lo ricordo. Mi sembra come una pistola dell'arma, insomma, una pistola. Ma sono pistole grosse, però. Volete mostrare una, per favore? Scarica. Sono grosse pistole. Ora parto un colpo. Sì, questa è abbastanza grande rispetto a quella. Questo è un pistolone. Sì, questa è abbastanza grande rispetto a quella che ho visto. Era un po' più piccola. Quindi era più piccola. Sì. Di una di quelle delle Beretta in dotazione ai carabinieri, più piccola. Questa è una pistola che c'è. Senz'altro più piccola di quella. Molto più piccola di quella, questa è una pistola molto grossa, indubbiamente. Però ecco, mi dica se posso intervenire. Certo, scusate, Presidente, vorrei fare ancora qualche... Ci mancherebbe. Ma diciamo, la sagoma della canna che sporgeva era come quella, come la pistola in dotazione ai carabinieri, più piccola, d'accordo? Sì, più o meno, sì. Cioè, non era una canna cilindrica, eh? Oh, no, era... Era questo che volevamo sapere, ovviamente. Un'altra domanda che però è una precisazione. Lei parla, quindi è una contestazione, nel verbale del 28 ottobre del 92, di una mano molto grande. Per lei grande è sinonimo di robusto oppure si è confuso oggi, ha detto il giusto allora? L'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Quindi era grande e robusta questa mano. Sì. Un'altra cosa che non ho capito, in questo interrogatorio parla dell'84 come data in cui viene ubicato il fatto, va bene? Oggi mi sembra di capire che parla dell'86. Ho capito male io? Oppure, domanda a me, rivolta certo, a me. Io le date, guardi, non me le ricordo. Sinceramente, non vorrei dirle una cosa per un'altra. Nel periodo che io avevo quest'auto l'ho avuta intorno all'84-85. Però il periodo, questo è il periodo, 84, la data di acquisto e di vendita, se non composto, ci si accerta tramite documenti. Ecco, quindi lei va con la sua ragazza proprio nel momento in cui il cosiddetto mostro sta colpendo. Avevate pensato, quando siete andati in quel posto, una preoccupazione, una paura, cioè che fosse un posto particolarmente sicuro e tranquillo, o no? Oppure non ci pensavate nemmeno? Sì, ci si pensava, però non avevate preso precauzioni. Prego? Non avevate preso precauzioni, no, particolari. La precauzione era quella di pensare di essere in un posto dove non c'era ambienti che potevano occultare persone. Ecco, essendo in un piazzale si presumeva di essere tranquilli, ecco. La ringrazio. Nessun'altra domanda, Presidente. Posso? Avvocato Bevacqua, prego. Senta, signor Iandelli, lei ha detto che i nomi gli furono fatti, suggeriti, detti dal maresciallo Minoliti, vero? Sì. Cioè gli disse se potevano essere queste due persone, il Pucci. Se potevano essere, una di quelle persone poteva essere o il Pucci o il Pacciani. E lei disse, cosa disse? Io dissi che non l'ho riconosciuti, poteva essere chiunque, non l'ho riconosciuti. Ecco, si ricorda se proprio in occasione di questo interrogatorio dal maresciallo Minoliti, lei che insisteva in certe cose, ad un certo punto il maresciallo Minoliti, c'è scritto nel verbale, siccome la Corte non ce l'ha ma io glielo devo leggere, a questo punto l'ufficio dà atto che il presente verbale sarà tempestivamente trasmesso al pubblico ministero per tutti i reati che esso potrà ravvisarvi. Se lo ricorda questo? Tant'è che lei non lo firmò. Mi può spiegare che cosa era? Non ho capito. Lei viene sentito su ordine del pubblico ministero dal maresciallo Minoliti il 31 gennaio 1993, se lo ricordo? Sì. Era gennaio. Sì, senz'altro.
e lei viene sentito dal maresciallo Minoliti, dall'ispettore della PS Lamperi e assistente capo della PS Venturini Alessandro. C'era tre persone accanto a lei, vicino a lei, che le facevano delle domande. Sì. Ecco, e in particolare a un certo punto volevano sapere anche di questa ragazza, eccetera, dopo averle suggerito a suo tempo del Bucci e del Pacciani, lei disse, non voleva dire, non voleva assolutamente dire quello che volevano probabilmente loro, tant'è che loro le contestano. A questo punto l'ufficio dà atto che il presente verbale sarà tempestivamente trasmesso al pubblico ministero per tutti i reati che esso potrà ravvisarvi. Si ricorda che le fecero delle minacce e lo sbattevano dentro? Sì. Oh. E probabilmente questi signori hanno dimenticato che c'è un articolo 13 della Costituzione, hanno dimenticato, ma comunque qualche volta bisognerebbe insegnare, ricordarglielo. Allora, si ricorda anche che lei questo verbale non lo volle firmare? Sì, mi ricordo. Si ricorda. Oh, allora, questo se lo ricorda e ora lo alleghiamo alla Corte. Però volevo domandarle un'altra cosa. Lei ha detto prima che questo discorso, va bene, era uno dei tanti discorsi che si facevano nel momento in cui Pacciani viene fermato, viene perquisito più volte, tant'è che questo signore dice, quel signore il Caioli, che o lei o lui avrebbe detto stavolta il Pacciani va dentro, stavolta lo trovano, sarebbe il mostro. Si ricorda questo discorso? Manca poco, nel senso che fra poco tempo sarà arrestato, o no? Si ricorda il discorso? Perché lei, no, quando... mi ricordo di aver incontrato il signor Caioli con il Galluzzo e abbiamo parlato di questa cosa, però di questo particolare no. Ecco, avete parlato di questa cosa. Ora lei ha precisato al pubblico ministero le modalità del fatto, come si è svolto, che cosa lei ha visto, va bene? Lei ha detto particolarmente che si trovava in una Passat familiare, l'ha detto poc'anzi, ma c'è scritto anche qui, giusto? Certo, sì. Oh. E avrebbe visto come un uomo che abbracciava questa Passat, addirittura lei ha detto che la pistola batteva contro il deflettore della Passat, vero? Sì. Benissimo. E l'altro braccio dall'altra parte della Passat. Vero? Sì. L'ha detto. Ecco, lo conferma questo? Sì. Lo conferma. Benissimo. Oh, poi lei viene ancora sentito su questo episodio dal pubblico ministero. Mi si chiede se abbia successivamente all'episodio rivisto una persona con un braccio ingessato o fasciato e se abbia quindi potuto ricollegare tale circostanza all'uomo di cui ho parlato. E lei dice, puntini, questo non è avvenuto. Mi si fa presente che Luigi, il pasticcere, ha dichiarato che io, nel raccontargli l'episodio, gli riferì anche che il giorno dopo vidi il Pacciani con il braccio ingessato e che quindi maturai la convinzione che era stato proprio il Pacciani quello che avevo visto quando ero in macchina. E lei risponde, io non ho detto questo al Caioli. Conferma questa circostanza? Sì. Benissimo. Non ricordo quale fu l'occasione per entrare con il Caioli nel discorso relativo a quello che mi era successo nel piazzale antistante al cimitero di San Giuseppe, San Casciano. Conosco il Pucci di Mercatale. Lui è uno che porta gli occhiali da vista, con i capelli bianchi ed una corporatura simile a quella del Pacciani. I due mi sembrano molto simili. Si ricorda di aver detto anche questo? Benissimo. Ecco, io le devo dare atto pubblicamente che lei ha cercato in tutti i modi di evitare che il suo rapporto antecedente potesse essere pubblicizzato ed è stato un uomo veramente d'onore, come si dice dalle mie parti. Però purtroppo le esigenze di giustizia hanno portato
a questa amarissima questione e purtroppo a questa amara manifestazione processuale. Senta, lei quando fu sentito ancora dai carabinieri, dal maresciallo Minoliti, quello che le aveva suggerito i due nomi, no? Maresciallo Minoliti dagli altri due, Lamperi sì. E Venturini. Lei, dopo che fece? Parlò con questa sua ragazza? Che lei era in difficoltà, chiaramente, no? No, io dopo l'ennesima riunione, diciamo, lì alla caserma dei carabinieri, dopo varie pressioni da parte degli inquirenti, al quale ho dovuto dire chi era questa persona, mi sono sentito in dovere di avvertirla che avevo dovuto fare il suo nome. E fu intercettata anche la sua telefonata. Lei non lo sa, ma io lo so. E allora? Ebbe varie pressioni dai carabinieri. Tanto lo dica, tanto ormai è qua. Ora veda, prima era pallido, ora è diventato più rasserenato, perché davanti alla Corte e alla giustizia, in nome del popolo italiano, si deve fare giustizia, si deve sapere tutto. Capito? Anche dei custodi che dovrebbero essere custoditi non si sa da che. Ma che razza di pressione possono averle fatte? Ma essere richiamato costantemente a un po' a tutte le ore, a distanza di così poco tempo. Facciamo spiegare a quali ore e quante volte, perché ci sono dei verbali. Ma questo non me lo ricordo, ma senz'altro il sabato. Mai il sabato? Perché lei gli altri giorni forse era occupato. Non penso che avete preso questo riguardo. Io, ecco, o chi per lei? Sì, no, ci mancherebbe. Vabbè, quindi le sciupavano il fine settimana. No, nel senso non è il sabato. Diciamo che veniva avvertita a così breve distanza di presentarsi repentinamente, che sia il sabato. No, questi sono i fatti. Questi sono i fatti, e insomma, insistentemente venivo pressato, dovendo un po'. Sembrava che io dovessi occultare il nome di qualcuno, di questa donna, no, oltre che della donna, allora, anche della persona che io ho visto, che io si presume abbia visto. Facciamo parlare il test, via, lo stava dicendo, non della donna, ma ovviamente di quello che lui aveva visto. Va bene. Senta, lei mi perdoni, ma siccome non mi torna un certo dato, sia sul deflettore della Passat, sia su questo uomo che abbracciava la Passat, diciamo un muso non finisce mai, l'ho guardato, l'ho visto, eccetera. Ecco, le volevo domandare, questo poi lo vedrà la Corte, guardando le Passat che passano di qua e di là, se è possibile, se non è possibile, se hanno il deflettore, se non ce l'hanno, se si può abbracciare con questo muso. Vabbè, io le volevo domandare, ma è possibile che... lei abbia visto veramente la mano, le dita di questa che impugnavano, e la mano e le dita che impugnavano questa pistola, oppure no? Perché se lei ha visto la canna sta un po' distante dalle dita, o no? Va bene? Capisce? Mi spiego? Questa è la pistola, questa è la canna. Batto sul finestrino e qua a distanza di perlomeno 10 centimetri ci dovrebbe stare le dita e quindi la mano. Siccome era buio quasi pesto o del tutto pesto, come faceva lei a vedere queste mani? Eppure è stata una sua sensazione, proprio a individuare praticamente la grossezza delle dita in quel buio, eh? Così. Non se lo ricordo. No, mi ricordo che ho visto senz'altro la pistola e la mano. E là, appoggiata al finestrino. La mano destra. La mano destra. L'altra mano dov'era? L'altra mano era sul parabrezza, appoggiata sui tergicristalli. Va bene, nessun'altra domanda. Presidente, io ne avrei qualcuno ovviamente alla luce. Io voglio produrre la documentazione, i tuoi verbali. Avvocato Fioravanti ora. Senz'altro. Prego, avvocato. Senta, signor Riandelli. L'ultima domanda ti volevo fare. Sì, sì. Scusi, siccome è anche stato sentito suo zio, il quale ha detto che lei non ha mai riferito a lui questa circostanza, la conferma? Non ho capito, scusi. È stato sentito anche un suo zio, va bene? Un suo zio.
il quale ha riferito all'autorità inquirente che lei, a lui, zio, non ha mai riferito di questo episodio. È vero o non è vero? Dell'episodio... Questo episodio che era accaduto... Della... Ma non lo so se glielo hanno parlato, io a volte capito in negozio, si parla di queste cose. Lui esclude categoricamente che lei gliene abbia riferito. Non lo so. No. Grazie. Signor Cagliò, due domande soltanto. Dunque, lei nell'interrogatorio del 21 gennaio 93, sempre nella stazione dei carabinieri di San Casciano, riferisce, data l'emozione e la paura di quei momenti e data la situazione in cui ero, non ebbi modo di imprimermi nella memoria la precisa fisionomia del volto della persona. Voglio dire, cioè, che anche se fosse stata una persona a me nota, non l'avrei potuta riconoscere con sicurezza. Conferma questo? Sì. Lei ha avuto qualche altro episodio, non nella zona di San Casciano, ma in altri luoghi della provincia di Firenze? Qualche altro episodio simile? Beh, sì. No, in merito a un guardone con la pistola o chi che sia, no. Ecco, ma nello stesso verbale, non è comunque una contestazione, io dicevo, se ricorda, parla di un episodio simile avvenuto in Firenze, Campo di Marte. Sì. Ecco, ma non con un'arma. No, lei si è difeso diversamente, ma comunque non era con l'arma. Ecco, un'altra cosa, a proposito di Caioli, quando a lei fu suggerito il nome Luigi, ricorda di averlo visto qualche volta, di averlo incontrato qualche volta nella piazza del Galluzzo una volta. Sì. Ecco, lei dice questo in quella circostanza. Mi si chiede se io abbia successivamente all'episodio rivisto una persona con un braccio incessato o fasciato o se abbia quindi potuto ricollegare tale circostanza all'uomo di cui ho parlato. Questo non è avvenuto. Mi si fa presente che Luigi, il pasticcere, ha dichiarato che io nel raccontargli l'episodio gli riferii anche che il giorno dopo vidi il Pacciani con il braccio ingessato e che quindi maturai la convinzione che era stato proprio il Pacciani quello che aveva visto quando che avevo visto quando ero in macchina. Io non ho detto questo al Caioli. Conferma questo? Sì. La ringrazio. Vuole dire qualcosa? No, cioè io confermo che non ho detto che ho visto, che ho riconosciuto il signor Pacciani, intendevo dire. Sì, sì, questo. Io non ho detto questo al Caioli, che ho riconosciuto, avendo incontrato un uomo col braccio ingessato, il Pacciani. Grazie. Presidente, se mi consente, dobbiamo a questo punto cercare di capire la verità e capire come mai io faccio delle contestazioni. Sembrava molto sicuro. Come mai due persone, compresa la sua donna, dicono il contrario. Io vorrei, prima di fare il confronto, leggere cosa dicono queste due persone, perché ovviamente il brigadiere Minoliti, che ne dica l'avvocato difensore, non sa come mai dicono così. Potrebbero essere persone che ce l'hanno con lui e poi fare il confronto. Andrei per ordine, se lei mi consente. La Salvadori Antonella è venuta qua e ce l'ha ripetuto poco fa, riferisce. Glielo leggo prima del confronto. Effettivamente, ora che ci penso, qualche tempo dopo il fatto, ci ha raccontato il fatto così come l'ha raccontato lei, visto dalla parte della donna, non ricordo esattamente quanto tempo dopo, lo Iandelli mi disse che a Mercatale un giorno aveva visto una persona con il braccio fasciato bianco che era il Pacciani e quindi lo Iandelli diceva
a me Salvadori che forse poteva essere quella la persona del cimitero. Le chiedo, come mai questa signorina all'epoca riferisce questo? Questo riferisce? Ci può essere un motivo per cui questa donna dice il falso o il falso lo dice lei? Il motivo non lo so, perché questo dice la signora. Ora le leggo dettagliatamente cosa dice il Caioli prima della contestazione, portiamo qua il Caioli che glielo dica lui personalmente. Il mio colloquio con Oiandelli si svolse verso il maggio 92, ricordo che stavo telefonando da una cabina telefonica del Galluzzo posta nella piazza del paese, uscendo dalla cabina. Questo è il test Caioli, non è uno che non si ricorda i dettagli, ricorda tutto. Trovai Oiandelli, che già conoscevo come mediatore e col quale in passato, un mesetto prima, avevo trattato un affare che poi non si era concluso. Oiandelli era lì, mi disse che aspettava uno che gli doveva dare dei soldi. Ricordo anche che in quel mentre passò una persona che, rivolgendosi alle Oiandelli, che quel tale aspettava, era nei pressi alle due strade. Io mi trattenni dunque lì a parlare con Oiandelli, gli dissi che passando da Mercatale nei giorni precedenti avevo visto i carabinieri che stavano intorno alla casa del Pacciani. Ricordo che c'era un compressore e dovevano essere i giorni in cui fu fatta la lunga perquisizione. Oiandelli a questo discorso disse: è questione di ore, questa volta lo arrestano, il mostro è lui. Aggiunge, mi disse Oiandelli che aveva visto questo, gli fa tutto il racconto che già sappiamo, su cui non c'è divergenza, e poi dice, mi disse Oiandelli che aveva visto quest'uomo dal di dietro mentre correva e che aveva pensato che fosse un tale che lui conosceva come guardone di Mercatale. Il giorno dopo Oiandelli si era messo in giro di giorno per Mercatale con l'intento di trovare questa persona, e invece io leggo cosa dice il Caioli. Io mi oppongo, perché io... facciamo il confronto, questa non è una contestazione. Questa è la contestazione. No, avvocato. Questa è la contestazione. La contestazione deve vertere sulle dichiarazioni del testimone, non sulle dichiarazioni di altre persone. Lasciamo, finiamo qui, anche perché lei ha già capito. Mi perdoni. Com'è la questo no. Questi riferiscono delle cose dette da lei, le riferiscono tutte e due. E sono concordanti. Come fanno a essersele inventate, Presidente? Io chiedo al teste, c'ha motivo di pensare che questi due, per motivi di rancore suo... Chiediamogli un'altra cosa. Oh. Dica lei tante volte, come si fa a volte per discorrere, si è vantato. Oh. Ma senta, dunque, per quanto riguarda l'Antonella Salvadori, non proprio io questa cosa non... me la sogno da averglielo detto. Per quanto riguarda il signor Caioli, che fino all'ultimo paragrafo del signore che ha letto andava tutto bene. Signore, il pubblico ministero. Sì, il pubblico ministero, fino al punto che... Signore, al giorno d'oggi essere signori non è mica poco. Prego. Fino al punto che è questione di ore, da lì alla fine è una cosa abbastanza aleatoria, se l'è. Mi ricordo comunque che il signor Caioli, in virtù di questa discussione, mi incalzava con le domande dicendo: ma poteva essere questo. Io, opinione di parte personale, disse potrebbe anche esserlo, ma non ho detto, insomma, capire, è diverso. Lo incalzava perché dicesse che era Pacciani? Sì, mi faceva, poteva essere lui, ma... Tant'è che è lui che va dai carabinieri. Ora tutti sono armati, indago furore, accusatorio, inquisitorio. Altre domande? Nessuna, chiederei di sentire il Caioli in confronto. Io produco due problemi. Avvocato Colao, che cosa vuole domandare? Però per favore, domande concentrate. Produciamo, sì, certamente, questi verbali. Senta, scusi, lei fu naturalmente impaurito molto, no? Fui? Molto impaurito da questo fatto. Sì, impaurito, ma lì per lì, ecco, insomma. Capisco, sì. Vedere. Ma e nella macchina era sdraiato lei? No. Era a sedere? Sì. Al posto di guida? No.
E le è rimasto questo sentimento di sconcerto, di apprensione? Se l'è portato dietro, ne risente ancora? No. Apprensione, che cosa intende? Apprensione di questo episodio che è avvenuto e delle conseguenze che ci sono state. No. Va bene, grazie. Senta, per cortesia, non so se è già stato detto, ma non mi pare. Dove eravate all'interno della macchina? Sui sedili anteriori o su quelli posteriori? La posizione? Sì, dove eravate? Il signore l'ha detto. Vabbè, scusi. Non l'ha detto lui. No, non lo volevo dire alla signora perché mi dispiaceva. Avvocato. Voglio sentire da lui. Allora, dove eravate? Davanti, dietro? Sì, davanti, dalla parte del sedile, non della guida, dall'altra. Dall'altro, sì. Era stato ovviamente abbassato. Era stata, sì, inclinato molto, molto, quasi giunto. Lei era supino o boccone? Io ero seduto sopra di lei. Altre domande, signori? Nessuna, Presidente, benissimo. Grazie. Ultima domanda, mi scusi. Durante l'incontro... Avvocato Pellegrini. Quando avvenne l'incontro col signor Caioli... Stava succedendo qualche cosa riportato dai giornali che aveva in qualche modo richiamato la sua attenzione? Riferito a qualcosa che ci riguarda, ovviamente. Non mi ricordo, può darsi di sì, ma non mi ricordo. Lei si ricorda se era il periodo in cui era in corso una perquisizione a casa del Pacciani, in quel momento, in quei giorni? Può darsi di sì. Fu questo che le richiamò alla memoria quell'episodio dell'84? Com'è che ne sentì il bisogno di parlarne con gli Andelli proprio in quell'occasione? Era un incontro del tutto diverso, di tipologia diversa, quello che lei... No, non è che ne sentivo il bisogno di parlare. Fu una discussione, come accade fra conoscenti in questo caso, che ne parlarmo. Ora, non so in virtù di che cosa, ecco, iniziò la discussione. L'argomento fu introdotto da lei o dal Caioli? Non me lo ricordo. Mi sembra dal Caioli... Sembrava che dicesse che il signor Caioli era passato da San Carlo a Mercatale e aveva visto la pattuglia della polizia, dei carabinieri. E a questo punto lei riferì l'episodio del guardone con la pistola? Ma dopo varie discussioni, parlammo di lavoro, parlammo anche di questo. Sì. Bene, grazie. Va bene, sulle richieste e confronti la Corte si riserva per il momento. E quindi possiamo licenziare per il momento il test. Senz'altro, grazie Presidente. Può andare. Buonasera. Buongiorno.